No, che momento di tristezza, è finita la pietrina dell'accendino, dannazione. E devo cambiarla, ce l'ho, solo che ci metto 10 minuti a cambiarla, santa pazienza. Buonasera a tutti nel frattempo. Buonasera Enigmista Triestino, buonasera Sir Mammy, a Walter, una ragazza qualunque, Inokida, Mauro Twitch. Ah, basta. Già, tornata una ragazza qualunque. Mangia con calma che poi non digerisci. Mi dovrei puntare la telecamera sotto e far vedere come si cambia la pietrina dello zip. E invece non lo farò. Però devo cambiarla la pietrina dello zip, perché se non la cambio, stasera non si fuma. Perché non ho, come si suol dire, degli accendini. Ho quasi finiti gli accendini che ci sono qua. Potrei andare a cercare un altro, ma più o meno ci metto lo stesso tempo. Intanto chiacchieriamo un momento. Come state, miei cari? Tutto bene? Tanto non ci metto 2 minuti a fare questa cosa, se non perdo la pietrina in giro per il mondo. Se perdo la pietrina in giro per il mondo, invece ci metto molto di più. Io ve lo dico perché poi se no uno si sbaglia e non lo sa. Ok. Tic. E tac. Ho un freddo e un sonno che mamma mia ho. Ma dai, sono appena finite le vacanze. Com'è stata la fine delle feste? Guarda. Io ieri ho lavorato tutto il giorno pensando che oggi fosse la Befana. Poi qualcuno mi ha fatto notare che ieri era la Befana. Chi è? Supporto che chiude la barra, ma grazie supporto. In realtà volevo toglierla vedendo che non si riempiva, ma mi sono dimenticato. Perché ieri ho lavorato tutto il giorno pensando fosse la Befana, pensando oggi fosse la Befana e quindi ho lavorato tutto il giorno. E oggi, che era il primo giorno lavorativo dopo le feste, mi hanno bombardato di telefonate, di robe da fare, di problemi, cose, e quindi, come si chiama? E quindi io ho lavorato come un matto tutto oggi. Voilà. Grazie supporto caro, ti ho scritto una mail e non mi hai risposto. Supporto, grazie per te stesso, esatto. Ho una magia, una camicia di flanella e una felpa, più coperta di così, spero che la magia sia contro il freddo. Protezione dal freddo, una roba del genere, giusto? Come dice, almeno per il primo compito. Allora, stasera torna Paracarro, siete contenti che torna Paracarro? Vi è mancata Paracarro e le sue amiche. Intanto lanciamo. Magari. Che volumi. Però devo aspettare che si lanci. Non devo aspettare che si lanci perché. Allora, abbassiamo un po' il volume, grazie, che è un po' aggressivo. Ecco, perfetto. Io sta Parashal Nudity non l'ho ancora vista, però. Segnano un po' tutto come Parashal Nudity qua. Allora, mi sono tutto arrotolato nei cavi. La puoi fare, Paolo. Ok, load game, grazie. Ah, già questo c'aveva l'introduzione, i loghi altissimi e il resto del gioco era basso. Vabbè, prima carichiamo. Poi facciamo così.
non è crashato tutto, sono contento. Allora, eravamo arrivati qua. In realtà io avevo anche, come si dice, ho anche esplorato un po' qua attorno. Ho esplorato nel senso, ho fatto un po' di, ho catturato un po' di draghi, ho fatto un po' di quelle robe lì. Difatti non c'è niente in questo momento qua attorno. Perché volevo sbloccare un po' di codici vari. Scendiamo. Magari quando sono in forma drago e pace al nudi di quella, metto le manine avanti così tanto per non aver casini. Esatto, anche secondo me metto le manine avanti. No, non voglio scappare al dungeon. Niente, si può giocare solo con paracarro come protagonista, perché tutte le altre fanno robe che non serve che facciano. Ok, allora qua abbiamo trama. Ma io posso schivare la trama? No. Ah, finalmente ce l'abbiamo fatta alla fine. Per quanto mi piacerebbe riposarmi. Ehi, c'è un drago. Suppongo che dovremmo posporre il riposarci dopo aver risolto questo problema. Sembra forte. Sta parlando. Cosa? Pensi che questo possa essere intelligente? Lo penso anch'io. Il mondo in cui ci guarda, c'è qualcosa di differente in questo qua. Penso che sia il guardiano del tempio. Dobbiamo sconfiggerlo. Sono prede. Allora è ora di cacciare. Intelligente, ma non è collaborativo. Posso dirlo che non è molto collaborativo. Ma è scappato. Ha detto che è ora di cacciare. Non penso che parlasse di noi. Non mi sembra una cosa positiva. Forse sta andando verso la città. Non dobbiamo preoccuparci. I cavalieri e i corvi sono in città e sono sicuro che saranno più che contenti di combattere il drago. Forse. Ma saranno i corvi in grado di fermare un drago molto intelligente? Hai ragione. C'è una chance che possa essere andato a cacciare nella foresta. Sarei preoccupato se fossero solo i cavalieri. Siccome non si specializzano in draghi, potrebbero esserci molte morti. E se lo sconfiggono non va bene per noi lo stesso. Dobbiamo mangiare quella cosa, vero? Sì, hai ragione, abbiamo bisogno della carne del drago guardiano nel nostro sistema per passare attraverso la barriera nelle profondità del tempio. Dobbiamo cacciare quella cosa noi stessi e sconfiggerla. Va bene, andiamo verso la città. Speriamo di intercettarlo prima che arrivi lì. Qual è il problema? Paracarro. Sbrighiamoci. Sì. Ma no, io devo star là. C'era del tesoro da prendere. La città è proprio qua davanti, ma non vedo il drago. L'abbiamo visto volare, però. Guardando la città da qui, non penso che nessuno si stia preoccupando per un drago. Probabilmente non è ancora arrivato. Forse è andato a cacciare nella foresta. Ci può essere una chance che ritorni al tempio quando ha finito. Dobbiamo tornare indietro? E avanti, indietro, avanti, indietro. Decidetevi, però. Perché non aspettiamo ancora un po' qui e guardiamo cosa succede? Siamo arrivati fin qui. Saponetta, paracarro, siete... Perché non ci riposiamo un po' e non andiamo a fare shopping? Ottimo piano. Non sappiamo ancora se il drago arriverà qui o no. Carlotta, minestra, anche voi. Chi è? Supporto. Buon anno a lei e a lei di lei. Se c'è, avrei una domanda, visto che ci sono God Girl, draghi e forse qualche nudità. È appropriato andare in una convention in costume, anche se non è propriamente un costume di personaggio di anime e videogiochi? Se vai in costume da bagno, dipende da se
Che costume vuoi metterti? Supporto. Tendenzialmente sì, vai un po' come cazzo vuoi alla convention. Non andarci nudo, non andare da vestito da... non andare vestito da comprimario dei così hentai, quelli che vanno in giro nudi, e poi per il resto fa un po' quello che ti fa star bene. E se qualcuno ti dice che non devi vestirti così, mandalo a fanculo. È facile. Ma come nella vita vera, se uno viene da me e mi dice non dovresti metterti questo maglione, e io lo mando a fanculo, fatti i cazzi tuoi, gli dico. Non è che mi preoccupo di cosa pensa quello lì. No. Non dovresti metterti. In che senso dovresti metterti? Ho visto gente vestita da personaggi di libri, da personaggi di film, da personaggi di videogiochi, di anime, di quel che vuoi. No? Sei vestito, anche da Trump se vuoi. Un posto così vivace come la città deve essere un posto che non conoscono molto. Che dici, Zefi? Possiamo andare? Certo. Davvero possiamo? Un drago potrebbe arrivare, no? E in più le persone nella città non immaginerebbero mai che un gruppo di streghe davvero entrerebbe in città camminando. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Hai ragione. Sembra che vogliono andare tutte. Non penso di poter fermare. Io dovrei fermarle. Ma Trump è vestito solo con il parrucchino. Quelli sono in fin forma. È vestito con il parrucchino, ma normalmente è vestito anche di altre cose. Benvenuti. Abbiamo delle rare spezie oggi. Volete comprarne qualcuna? Ma abbiamo le sette migliori nel nostro negozio. Venite a vederle. Oh, è così vivace. Sì, è un po' soverchiante, troppi input. Non penso che il drago stia arrivando qua. Se volete fare acquisti dovete farli adesso. Possiamo? Sì, altrimenti perderai la tua chance. Chi lo sa quando ritorneremo qua. Hai ragione. Vado a comprarmi qualcosa di bello. Vado a comprare delle sciarpe per le sorelline. Allora io vado a prendere il cibo. Ci vediamo dopo. Tra l'altro il drago sarà ad attaccare le sorelline. Tutti sono così eccitati. Ehi Zefi, chi è? Non andrei nudo né vestito da nazista. Bravo, hai escluso un'altra delle cose che ti sconsiglio. Sei per questo, ma non è nemmeno sicuro che andrei. Beh, poi fammi sapere da cosa vai vestito, supporto. Voglio saperlo. E a che convention? Magari ci incontriamo, ti saluto. Ti abbraccio dal vivo. Voglio comprare dei libri per le sorelline, vuoi venire? Certo, la libreria è... credo che sia di là. Mi sembra che ci sia vicino anche un negozio di accessori. Le piacerebbe un sacco. Ecco la libreria, andiamo, ok. Non è neanche guardato cosa c'era nel negozio di fianco, è stata dritta verso i libri. Questa collana starebbe molto bene a minestra. Ehi minestra, non ti piacciono gli accessori? Non particolarmente, non mi interessa nulla di appariscente. Disse la donna con una rosa così qua. C'è un cespo di insalata addosso, minestra. Capisco. Tutto questo è nuovo per me, non ho mai immaginato che sarei andata a fare shopping in un posto del genere. Ma se ti vesti normale puoi venirci quando vuoi, Estella Santa. È la tua prima volta in un posto come questo? Come ti sei procurata alcune delle cose che ci sono a casa?
L'informatore vende anche varie cose, gli chiediamo quello che vogliamo mentre è in giro nei suoi viaggi. Ah, capisco, sembrava una persona così poco affidabile quando l'ho incontrato, ma non è così male in fondo. Ah, guarda. Un drago, cosa? Dannazione, è arrivato. Quindi stava veramente venendo in città. Sembra molto intensa la situazione. Dannato, maledetto drago, smetti di rovinare, cercare di rovinare la pace che abbiamo a Varneria. Mia figlia e suo marito sono state mangiate da quel drago. Ridammi mia figlia, bestia immonda. L'unica cosa che odio più dei draghi sono le stupide streghe che li fanno nascere. E lo dice a me. Fanculo a quelle idiote. Tutto quello che vogliono è che il nostro pianeta venga distrutto. Dannata ignoranza. Non posso non dire queste cose. Lo so, paracarro, ma calmati. Il drago se ne sta andando. E stai lontano. Cosa sta succedendo? Non attacca la città alla fine? Forse si è riempito e sta tornando al tempio. Capisco. Forse è già andato a cacciare nella foresta. Questo avrebbe senso. Dobbiamo tornare al tempio. Andiamo. Peraltro rossa su un vestito nero e blu. Già, niente appariscente. Ma i vestiti che hanno è chiaramente il gusto dell'informatore che glieli compra. Cioè, dietro c'è una sottotrama che noi non sappiamo. Loro dicono all'informatore: portaci dei vestiti. E lui realizza così le sue fantasie erotiche. Cosmo Simone, grazie per aver regalato la Saba, Ser Mammi. Dicevo che sfoga così le sue fantasie sessuali, chiaramente. Stiamo correndo così veloce, ma guarda con quanta calma sta volando. Sono così gelosa. Ciao Cosmo Simone, come stai? Vabbè, lo faremo urlare molto presto. Nascondetevi. Perché? Oh, non sei quel cavaliere tu? Ah, forse intendi quell'ex cavaliere. Chi avrebbe pensato che stessi diventando tutto amichevole con quelle streghe? Corvi? Dannazione, troppo tardi. Non abbiamo tempo di combattere i corvi ora. Dobbiamo andare via da qua in fretta e andare e correre dietro al drago. Dobbiamo assicurarci che loro non inseguono il drago guardiano. Ehi, voi bastardi, non dimmi che state cercando di cacciare quel drago. Non dobbiamo risponderti. Non avete una chance, stategli lontano. Mi spiace, ma ciò non è possibile. Quel drago è nostro, vatti a trovare il tuo drago. Io sto bene, grazie. Chi crede di essere? State parlando con Sir Durandal. Sir Durandal, miniamoli. Fate quello che volete. Davvero? È stata una tua idea. Ma l'occhio di Rubino ha detto che non possiamo uccidere le streghe. Ah, non ti preoccupare. E lo scopo, il lavoro del cavaliere è uccidere le streghe, il nostro è uccidere draghi. L'accordo che abbiamo con i cavalieri è che ognuno si occupa della sua area. L'ultima cosa di cui ho bisogno è che l'impero venga a respirarmi sul collo. È l'unica ragione per cui Occhio Rubino non vuole che li uccidiamo. Sì, lo so, signore, ma l'altro giorno stavamo usando il nostro device per controllare il drago e attaccare i cavalieri, giusto? Sono sicuro che le notizie abbiano già raggiunto l'impero. Ora devono avere gli occhi puntati su di noi. Capisco, quindi possiamo occuparci dei dettagli un'altra volta. Detto questo, streghe, siete mie. Non penso che potremo scappare da questa situazione. Se lo sconfiggiamo, saremo in grado di fermarlo, di evitare che attacchi il drago. Sì. Se riusciamo a evitare che picchi il drago guardiano, staremo bene. Sono d'accordo. Fermiamoli qui, e poi affrontiamo il drago al tempio. Ma i nostri nemici ora sono i corvi. Va bene, uccidiamoli tutti. Adesso io mi vado a sedere e mi rilasso. Voi occupatevi voi e procuratevi la vostra gloria. Sì, lo faremo, signore. Andiamo a prenderli. Preparatevi a morire, va bene. Stanno arrivando.
Mi ricordo i personaggi di One Piece. Dici? Oh, 772 danni così subito. Io non mi ricordo più assolutamente cosa faccia questa donna. Le sue statistiche mi sfuggono. E non mi ricordo se l'abbiamo speccata magia o menamento. Forse magia l'abbiamo speccata. Allora. Dai, tiriamogli un sasso in testa a questo qua. Boh. Trasformazione. Pa pa para pa pararara pa pa parara pa 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 parara pa parara pa pa parara pa. Buonasera il Paolo. Sì, minestra è un healer, assolutamente. Lui no, invece. Fuoco e proiettili, direi. Però 5000 danni. Pa parara pa parara pa pa parara pa. Basta. No? Non era quello. Adesso me la flagga YouTube, il copyright di YouTube oggi mi flagga il video, Ve lo dico. Ma brucia nel fuoco dell'inferno. 7200 danni ha preso in faccia quest'uomo. E 3. Valtir c'è una passione per paracarro. Allora. Cioè, dai due mazzate, va. 1800, 2100, a posto. Ma anche normale, dai. Miss. Va bene. E sti altri 7200 danni, 7400 danni. Il premio è risolto. Sono piuttosto resistenti. Di durezza è ciò di cui siamo fatte. Non è in inglese, non funziona questa frase. Jaiga, lasciale stare, andiamo. Perché? Ho perso di vista il drago, non mi interessa sconfiggere queste streghe. La cosa è inutile se non arriviamo al drago. La nazione era tanto che non ne vedevamo uno così grosso. Abbiamo perso di vista, ma non è tornato al tempio. Probabilmente, ma loro non devono saperlo. Hai ragione. Spero che semplicemente se ne vadano. Mi spiace, Sir Duran, è colpa mia. Vai, che invece mi hai dato conto, due pirla qualsiasi. Vabbè, non avrei dovuto lasciare che ti occupassi tu in primo luogo. Comunque, questa è la prima volta che voi streghe siete venute fin qui per fermarci in una caccia al drago, non è vero? Non so di cosa stai parlando. Lasciate che vi dica qualcosa. Oddio, mi si raccontino palle. Questo drago vuol dire qualcosa per voi? Scegliete le vostre risposte attentamente. Sei stupido, ha detto che non sa perché. Ehi, merdina. Stai cercando la rissa? Ehi, quel corvo. Ah, non è forse il cucciolo di Occhio di Rubino? Non dirmi che Occhio di Rubino è qua vicina. Ma no, è un problema di bilanciamento. E quell'affare gli pesa un casino. Se non lo tieni in verticale non lo regge, capito? Gli pesa, lo sbilancia tutto in qua. Quindi lo tiene così per far scendere il peso sul gomito e quindi farlo agganciare alla spalla. È una roba pratica. E quel guerriero, che guida i corvi? Ah, capisco. Sai che avere un corvo come cucciolo è molto tipo strega? Vabbè, forse se lo chiede al corvo te lo dirà anche lui. Ehi, stupida strega. Non sei un cazzo, quindi smetti di comportarti come se sapessi tutto. Solo voi stupide streghe avete dei cuccioli che parlano. Ah, sei così furbo tu, eh? Carlotta, lascia stare, non provocarlo. Che maleducato che sei, stavi prendendo in giro anche tu.
Dannate streghe. Ah, oh, è volato via. Mi chiedo perché fosse qui. Durando si comporta in maniera strana. Beh, buon per noi, però. Non ha intenzione di combatterci, vero? Allora ce ne andiamo. Fate cosa volete. Andiamocene, su. Via. Dannate streghe, aspettate e vedrete. Avrò la mia vendetta. Sì, poi e dopo, tranquillo. A posto, passa poi più tardi e vediamo di fissare un appuntamento. Sì, Durandal, davvero i corvi possono parlare? Jai, che cosa stai dicendo? Nulla, non stavo suggerendo nulla a proposito di Occhio di Rubino. Non dirmi che comincerei a credere a qualunque cosa dicano queste streghe. Ma il corvo di Occhio di Rubino è molto furbo. Che stupido. Aspetta un minuto, nel passato... Flashback. Ah, ne ho ucciso un altro. Sapete cosa che mi ricorda questo qua? Quelli che dicono Gabiru-sama nello slime, nell'anime dello slime. Molto bene, Sir Durandal. Ah, è stato facilissimo. C'è qualche problema, Sir Durandal? No, credevo di aver visto Occhio di Rubino uscire da quella caverna. Forse era un fantasma, solo le streghe sono in grado di entrare e uscire da lì, no? Durandal, tutto a posto? Scusa, mi sono perso nei pensieri. Non ha nessun... è inutile per noi restare qui, ce ne andiamo? Sì, andiamocene. Sveglia tutti gli idioti che stanno facendo un pisolino, ma... Noi combattiamo facendo esplodere mezzo mondo e quelli fanno il pisolino. Va bene, Roger. E torniamo dove eravamo prima. È successo così tanto, ma finalmente siamo tornati al Tempio della Stella del Sud. Siamo dovuti tornare fin qui. Non è che mi mancasse questo posto. Va tutto bene, non c'è bisogno di tutto ciò. Abbiamo fatto questa strada una volta, non sarà così difficile la seconda volta. Hai ragione, dobbiamo rimanere positive. Andiamo, andrà tutto bene. Come ha detto Saponetto, non è la prima volta, facciamolo in fretta. Allora, io vorrei, prima di fare questa cosa qua, fare un'altra cosa. Che andare nella strada, nella casa delle sorelline. E immaginavo di dovergli dar da mangiare. Perché sono messe male queste qua. Ma sono messe molto male. Ma sono messe molto male. Ma sono messe troppo male ste qua. Mangia, mangia. Il problema è che devo andare a comprare delle cose io qua. Ci abbiamo delle Dragon Meat, ok. Ne abbiamo a sufficienza. Ne abbiamo a sufficienza. Brava. Solo che sta starendo la maledetta barra del coso.
Cioè, mi stai dicendo che questa barra qua della soddisfazione delle sorelline è il mio timer? È un timer nascosto? Questo coso qua è probabilmente davvero un timer nascosto. Che ogni volta che io riposo abbassa le barre. E potrebbe essere un timer nascosto, sì. Che non è una bella cosa. Va bene. Qua. Meno male che mi sono ricordato e sono andato a vedere. Allora, com'è fatta la mappa di sto posto? Io devo andare di qua, a destra, tutto su, tutto a sinistra. Devo fare tutto il giro esterno, essenzialmente, va bene. Quindi non mi perderò in chiacchiere. E farò tutto il giro. Raccogliendo un po' di roba che mi passa davanti agli occhi, ma in generale. Andando abbastanza dritto. Raccogliamo un po' di materiali, giusto? Te prendi adesso che se lasci senza cibo perché dimentichi che dice il gioco. No, che siccome la barra viola, che è quella della loro trasformazione, procede comunque, avanza per i cavoli suoi. Non dovevo andare qua io. Giocavo dovevo andare io. No, devo andare qua e prendere questa scala. Esatto, mi porta qui. Posto dove arrivo qui, giro lì e vado di là. Ok. Dicevo, siccome la barra viola aumenta man mano che io le curo con la carne del drago, che gli curo la follia con la carne del drago, e non ho modo di far abbassare la barra viola, vuol dire che io questa cosa del dargli la carne del drago posso farla solo un tot di volte. Non ho via d'uscita questa cosa qui. Potendola fare solo un tot di volte vuol dire che io devo arrivare alla fine del gioco prima che le barre viola si completino. Le barre viola dovrebbero essere avanzate solo quando vicino, ma sono già piene di barra gialla. Perché io la barra gialla la devo riempire più volte, Valtir. Perché ogni volta che la riempio gli miglioro un po' la situazione psichica. Difatti vedi l'icona con le faccette sopra che cambia. No, non finisce il gioco. Loro diventano draghi, vanno nel mondo e tu puoi andare a devi andare a cacciarle e le ammazzi. Quindi se voglio salvare, probabilmente per avere il good ending devo farlo entro un certo tot di cose. Uff, direi che siamo a metà strada. Sì, più o meno. Saponetta, come va? Sto bene. Questa volta abbiamo la battaglia con il drago guardiano, quindi cerchiamo di conservare l'energia mentre procediamo. Va bene, è quello che stavamo facendo. Stai tranquilla.
Cioè, se io voglio, anche perché io ho il... in italiano, Paolo. Per sviluppargli tutti i codici dei draghi, io mi devo farmare. E se farmo, perdo tempo. Senta. Ecco. A posto. Esatto, il problema è che non scende mai non scende mai la barra viola, capito? Qui non è che io bilancio le due barre, che posso fare un po' uno un po' e alzare una e abbassare l'altra. Io posso soltanto alzare la barra gialla, e la barra gialla ogni volta che la riempio gli miglioro l'umore, ma aumento un po' della barra viola. È davvero tornato qui, questa volta non lo lascerò andare via. Ma in realtà la faccenda del cambio è rimasta vuota troppo a lungo. Ma stiamo facendo il dungeon, non è che io sono mai tornato, sono mai uscito dal dungeon, eh. Capito? Non è che io ho fatto dell'altro. Che dice, vabbè, ho fatto i dungeon secondari, ho fatto... Capito? Wow! Invasori! Cosa ci fate qui? Varn... e lei attacca subito prima che lui dica Varnir. Mi spiace interrompere, non abbiamo cose da fare, quindi dobbiamo ucciderti. Però il design dei draghi mi piace, il design di questo gioco mi piace. Bastardi, li brucerò fino alla morte. Che intenso. E vabbè, ma non possiamo andare indietro adesso. Dobbiamo sconfiggerlo per scoprire i suoi segreti, che con i segreti che collegano le streghe e i draghi. Potevo salvare prima di fare questa cosa. Giusto. Perché adesso non posso mica più salvare. Allora, cosa gli fa del male a lui? La luce. Ce l'ho la luce. Peraltro è anche l'incantesimo più forte che ho. Andiamo ancora di mezzo. 2800 erotti. Perfetto. Poi abbiamo la lancia, che è sempre lei che fa il danno della lancia, porca miseria. Abbiamo qualcosa di utile qua. No. Raddoppia l'esperienza che si guadagna. Raddoppia le monete. Raddoppia i factor point. Va bene. Fai così. Allora, physical. Bonus attacco magico, 1000 danni in tutto. Va bene. No problem. Poi già che ci siamo, facciamo così. 0 danni perché è dell'oscurità lui, giustamente. Devandava. 3200 danni. Per 3 range, sempre una colonna, facciamo un power assault.
1459, va bene. Aia. Aia di nuovo. Cura tutti. Grazie. Ah, io continuo, anzi, non andrei giù, eh. Non è che puoi non andare giù. Big Wheeling. È molto animoso. Da quello che dico, le persone raccogliere oggetti, distruggere le rocce, o un sacco di movimento, diminuiscono l'umore di più, piuttosto che sconfiggere nemici. Quindi se vuoi andare a fare del grinding, non preoccuparti degli Harvest Point. No, lo so che la barra della scena è che sono in un dungeon, il problema è che se sono in un dungeon, cioè, i dungeon devo farli, capito? Non posso ogni tre mostri tornare indietro a dargli da mangiare, perché se no devo rifare i tre mostri che ho fatto. Quello era il senso. Ok, region break l'abbiamo fatto, perfetto. Ora, il fandom fa zero e mi sta benissimo, il corretto faccia zero. Se io faccio così, faccio uno, va bene. Quindi lui è feribile solo da gli attacchi di luce e le ammazzate sacrosante. Capito, però se ti calmi. Io te lo dico. Ti devi calmare. Quindi lei fa ammazzate. Perché non vedo alternative al far ammazzate. Ok, region break. Perfetto. Ora si cominciano a fare cose sul serio, cioè centriamo la parte centrale del drago. Power assolta anche tu. Che le mazzate, ho capito che funzionano sempre. Aia. Aia. Aia! Allora, tu sei quella più efficace a fare attacchi, quindi fai attacchi per piacere. Ecco, brava. Tu il beginning devi tirarlo a lei, perché lei resta tutti, cura tutti, fa tutto quello che deve fare. Esatto. Chissà se posso fare questo. Sì, posso farlo. Molto bene. Ok. Siamo di nuovo full. Intendo come grafica e ambientazione del personaggio e mostro sono molto da anime, più di altri giochi simili. Lo trovi più da anime, Ino Kid? In senso positivo, in senso negativo, in che senso lo trovi più da anime? È a metà barra. Poi ti ho tolto, dai, di... Bravissimo. Oh, lei si refulla allegramente, brava che ti refulli. Ottima scelta refullarsi in questo momento. Peraltro se ti refulli tu in teoria sei refulla l'ultimo. Perché più o meno... Giusto. Ecco, 7600 danni. L'ho detto, si rifullavano tutti.
Come mi appoggio un secondo. Ciao, Sjord! Tanto che voi guardate un po' di tette. Vai! Ah, tu non ti refulli. Ci sei quasi, ma non ti refulli. Quindi facciamo così. Facciamo così, facciamo così. Cosmo Simone, buonanotte! Non si vede tutti sti zoom. E allora ci piacciono i zoom. Ok. Sì, il fatto che lei raddoppi i danni una volta trasformata non è niente male. 30.000, 30 factor point, va bene. E il Dragon Core del Remnant. Vabbè, leve due livelli hanno fatto. Va bene, sai cosa dobbiamo fare, vero adesso? Sì. Per andare nelle profondità del tempio dobbiamo passare la barriera. Possiamo solo farla se mangiamo il drago guardiano. Se passiamo la barriera senza mangiare prima il drago, impazziremo, giusto? Mi chiedo se Paracaro starà bene. Buon appetito. Sembri un po' pallida, tutto bene? Sì. Non sforzarti, Paracaro. Non preoccuparti, non è niente. Va bene, preparerò qualcosa di buono. Aspettate. Grazie del pasto. Va bene, siamo pronti ora. È stato più facile da mangiare rispetto all'ultima volta. Ok, torniamo indietro. Sì. Spero che troveremo la chiave per scoprire il segreto tra il drago e le streghe, draghi e le streghe. Dobbiamo cercare bene. Ah, aspettatemi. Sembra che abbiamo superato la barriera senza problemi. Iniziamo a cercare. Barriera. Oh cacchio. Qual è il problema? Ha iniziato a urlare come siamo entrate. Allontanatevi da me, presto. Paracaro, che succede? Perché state fermi? Non datemi la colpa se succede qualcosa di terribile. Paracaro, di cosa parli? Non ha senso, spiegati. Non ho tempo di spiegare, io... Calmati, Paracaro, siamo tutti al sicuro, non è successo nulla. Perché non sono impazzita? L'idiota non ha mangiato. Aspetta, cosa intendi? Non hai mangiato la carne di drago? No, non l'ho fatto. Mi sono sentita... Ho sentito il drago dentro di me muoversi molto recentemente, quindi mi sto trattenendo. Sono entrata senza mangiarne neanche un po'. Cosa? Stai bene, Paracarro? Cosa significa tutto questo, Carlotta? È vero, voglio una spiegazione soddisfacente. Per superare le profondità del Tempio della Stella dobbiamo mangiare la carne del drago. Non è quello che ci hai detto? Carlotta, se non ti spieghi, te ne vai. Io speravo di poter trascinare questa cosa, ancora un po' più a lungo. Sono stata scoperta così in fretta. Quindi stai nascondendo qualcosa. Va bene, ve lo dirò. La velocità, la verità di questo mondo. Ma poi non venite a piangere da me perché non volevate sentirla. La verità di questo mondo? Sì, ora ve lo racconterò. C'è davvero un modo per togliere la maledizione messa sulle streghe. E
E qua è dove c'è il centro della questione. Varneria stessa è un drago. Per metterla in maniera più accurata, questa stella è un drago. Varnir, la stella drago dell'origine. Cosa? Cazzate, stai cercando di confonderci, non è vero? Come può un drago diventare una stella? Capisco perché pensate queste cose, ma ascoltatemi. Negli ultimi centinaia di anni la vita di Varnir stava svanendo, stava perdendo potere e stava per morire. Sapete cosa succede se muore Varnir? Anzi, Varnir? No. Questa stella muore, il mondo finisce. Da come la prendono loro non sembra buona la fiorentina di drago. Cosa? Questa è la ragione per cui nelle nuove streghe non nascono nuove streghe, perché Varnir sta morendo. No, è come detto nel passato, è una conseguenza del carnevale della morte. Normalmente la stella del drago lascerebbe dei discendenti mentre si avvicina alla morte. Tra di loro un nuovo drago destinato a essere la nuova stella. La stella drago nasce. Non conoscevo questa storia, è difficile credere che la stella sia un drago. Sono vissuto in un mondo creato dai draghi che ho odiato per tutti questi anni. Per evitare che questo mondo venisse distrutto, Varnir deve far nascere una nuova stella drago prima di morire. Un drago molto intelligente che sarà in grado di diventare una stella e custodire il mondo. Un drago molto intelligente, non c'è modo che... Davvero, avete appena incontrato un drago guardiano? Ah, e stava parlando. Quando un drago nasce, l'anima della strega viene avvolta dal drago e scompare per la maggior parte. Ci sono eccezioni dove l'anima non se ne va. Il drago mantiene la mente di una strega. Quella è la qualità di una potenziale stella del drago. In altre parole, le streghe agiscono solo come un organo che fornisce l'intelligenza ad una creatura normalmente semplice, il drago. Cosa? Di cosa stai parlando? Le streghe sono solo organi e il corpo principale è il drago? Questa è la verità di questo mondo. Ed è qui il modo per fermare la maledizione delle streghe. Non capisco. Cosa dobbiamo fare? La stella drago è il mondo, la verità stessa. Se la stella drago desidera, la maledizione delle streghe può essere tolta. Cosa intendi? In altre parole, per togliere la maledizione delle streghe, qualcuno deve diventare la stella drago. Sembrate tutti così confusi. Il tempio della stella, il guardiano, il drago guardiano del tempio della stella è l'intelligenza, giusto? È per quello che volevo mangiarlo, per prendere i suoi poteri. Per quello che volevo che voi lo mangiaste. Facendolo volevo aumentare il potenziale di uno di voi di diventare la prossima stella drago. Allora, farci andare per tutti questi templi cercando il segreto tra streghe e draghi era... Me lo sono inventato. Avevo bisogno che voi mangiaste il drago guardiano nel tempio così che poteste diventare la nuova stella drago. Non c'era nessuna barriera. Trasformarci in potenziali stelle drago? Stai mentendo. Cosa? Siete tutti così scioccati. È per questo che non volevo spiegarvelo fino a che uno di voi non fosse diventata la stella drago. Alla fine ve l'avrei detto, ma forse è stato il fatto che ve l'ho fatto in modo che lo scopriste adesso. Non preoccupatevi però. Se uno di voi diventa stella drago, le streghe possono vivere come umani. Oltre a questo, uno di voi potrebbe salvare il mondo. Cosa ne pensate? Non è fantastico?
Se qualcuno diventa la stella drago, solo quella persona sarà sacrificata e gli altri saranno salvi. In questo caso, mi offro volontario come sacrificio. Aspetta, non prendere decisioni avventate. Qual è il tuo problema? Stiamo cercando delle soluzioni qui. Come sappiamo che sta dicendo la verità? Se sta dicendo questo solo per confonderci, stiamo cadendo nella sua trappola. Non mi credi ancora? E allora lascia che ti dica una cosa in più. Sai che fuori dalla foresta delle streghe c'è un grosso osso di drago? L'osso di un drago dell'origine al rifugio del santuario? Non è il drago dell'origine, è il corpo di una strega che non è riuscita a diventare la stella drago. Cosa? Ha tenuto la sua intelligenza e si è trasformato in un drago, ma dopo che è diventato un drago è stata ammazzata dagli umani. La magia è rimasta nelle sue ossa e è diventata una barriera. Solo le streghe possono attraversarla, il che è bene. È per questo che è diventata una nursery per le streghe. Ma dopo il carnevale della morte, Varney è diventato più debole, più veloce. No, velocemente. E non siamo stati in grado di creare nuovi tesori della vita. Perché ci sono draghi con intelligenza nei templi? È strano trovarli incidentalmente nelle profondità di un tempio due volte di fila. Non c'è un qualche tipo di indizio qui. Sfortunatamente quello non esiste. Sto solo addestrandoli per essere qui come cibo, così che non siano cacciati dai Raven, dai corvi. I tempi delle stelle sono difficili da trovare, non dobbiamo preoccuparci di essere viste dai draghi. I draghi non se ne andranno se c'è del cibo qua. Capisco. C'è qualcos'altro che volete chiedere? Carlotta, chi cazzo sei tu? Non te l'ho detto, sono la strega del fuoco dell'inferno, quella responsabile del carnevale della morte. Quando ho scoperto la verità su questa stella, mi sono disperato e ho cercato di bruciare i semi delle streghe. Ma non sono pazza come ero una volta e voglio migliorare la condizione nel dare alla luce una nuova stella drago. Quindi stai cercando di pagare per i tuoi peccati ora? È difficile da credere, ma quello che dice Carlotta sembra avere senso. Giusto? Vuoi ora accettare che le mie parole siano la verità? Per proteggere i tuoi compagni devi diventare una stella drago, eh? Aspetta, non aver fretta con la tua decisione, non arrenderti fino alla fine. Stai ancora dicendo quelle scemenze? Sei patetico. Non mi interessa se sono patetico o no, finché sono vivo voglio continuare a combattere per la vita. Ci devono essere altre strade, come posso arrendermi? Non ti preoccupare, tu non puoi diventare una stella drago, sei troppo stupido. Stanne lontano. Ma come posso dimenticarmi delle ragazze? Sono attualmente instabili emozionalmente. Tutto è agitate, lo so. C'è ancora un sacco di carne avanzata e si mette a mangiare. Zeffi, cosa stai facendo? Sono una strega anch'io, quindi posso essere in grado di diventare una stella drago ed è per questo che mangerò un sacco di questo drago super intelligente. Cosa stai facendo? Ti ho detto che tu non puoi, sei un freak, un'anomalia, non c'è possibilità che tu diventi una stella drago. Chi sei tu per dirlo? Non lo sai. Diventerò un drago prima di lasciare che Minestra e le altre diventino un drago. Non posso lasciare che tu lo faccia da solo. Non avrei pensato che tu la mangiassi. Non mi arrendo. Troverò un modo in cui non devo sacrificare nessuno, ma mi sembra che questa sia l'unica cosa che posso fare adesso. E tutte si mettono a mangiare, va bene. Ottimo lavoro, saponetta, va bene, Paracaro, il tuo turno. Anche adesso sei preoccupata di te stessa. Le altre tre stanno lavorando duro per tutti. Hai proprio una bella faccia tosta. Mi spiace, Minetta, saponetta, Zefi. T'a posto, Paracaro! Non sforzarti. Torniamo al rifugio. Stanno attraversando un sacco di emozioni in questo momento. Se l'abbandono ora, cosa resterà di loro? Ho deciso. Non devo tornare ai cavalieri. Starò con le streghe fino alla fine. Ora che ho deciso, questo è il fato che verso quale mi muoverò. Tadaima. Siamo a casa. Bentornati tutti.
tornate, vi siete comportate bene, ma ne ha obbedito sempre a tutte le regole. Non trattarmi come una bambina. Avete già mangiato? Sì, stavo preparando lo stufato che avevi fatto per noi, era molto buono. Capisco, avete anche voi mangiato un sacco di carne deliziosa, quindi siete piene. Carlotta. Va bene, faccio più attenzione la prossima volta. Sembra che Carlotta e la ragazza si siano avvicinate, ma dopo quello che è successo siamo ritornati all'inizio. Perché non facciamo qualcosa tutti assieme? Cosa intendi? Non ho capito. Mi spiace, intendo, siamo tutte qua, quindi volevo fare qualcosa di divertente. Forse è per quello che ha detto Carlotta. Sta cercando di crearsi dei ricordi ora, così che se qualcosa le succede non avrà dei rimpianti. Ora che ci penso, non abbiamo ancora festeggiato Zefi. Festeggiato me? Cosa ne pensi? Non abbiamo ancora fatto un party di benvenuto per lui. È un nuovo membro, in fondo. Lo facciamo adesso? Ma non ho bisogno di un party di benvenuto. Beh, non è quello che intendevo, ascoltami. Stai già vivendo con noi, no? Quindi, di base, sei già parte della famiglia. Famiglia? Fare quello che vuoi dire è che lo vedi già come parte della nostra famiglia, senza che ci sia bisogno di un party di benvenuto. Che strana sensazione, forse sono più felice di quello che penso di essere. Capisco. Capisco da dove arriva questo pensiero, Faria. Mi sento nello stesso modo, ovviamente. Ma se pensiamo che lui sia famiglia, allora dobbiamo mostrarlo con le nostre azioni. Non siete d'accordo? Azioni? Per esempio, come lo chiamiamo? Giusto. Faria, potresti chiamarlo anche tu fratello. State brave, non state confondendo Faria. Non preoccuparti, Faria. Ok, grazie fratellone. L'ha detto, l'ha chiamata. Solo oggi, va bene. E va via. Bambina di deficienza. È corsa nella sua stanza. Deve essere stata super imbarazzata. Vabbè, Faria, smettiamo di cazzeggiare e facciamo un party di benvenuto a Zefi, avanti. Tu, tutti che aiutano. Va bene. Zefi, è il tuo party, no? Perché non dai una mano anche tu? Brutta merda. Ma cosa devo fare? Siete tutti così gentili, o forse solo molto stupidi. Carlotta, cosa stai facendo? Aiuti anche tu, no? Vabbè, suppongo che vada bene così. Mi sento assonnato. Abbiamo camminato così tanto oggi. Oggi c'è la luna piena. Il comandante ha detto che se voglio fare quello che mi ha chiesto devo andare all'impero al tramonto del giorno dopo la luna piena. E non andare? Il sole è già calato. Le streghe mi hanno accettato come uno di loro, come famiglia. Penso che questa sia la mia nuova casa. Ma avete idea di quanti orecchini può portare questo imperatore? Può portare un sacco di orecchini se vuole quest'uomo. Non sta venendo. Signore, il tempo è passato e non è arrivato. Molto bene, almeno quel ragazzo è abbastanza intelligente da non credere alle nostre false promesse. Le mie scuse, signore. Giuro sulla mia vita che lo catturerò per voi. Per piacere mi lasci un po' di tempo. Se lo dici così mi posso fidare, giusto? Certo. Vabbè, vediamo cosa sai fare. Sai che divertimento è il suo compleanno? Ne ha avuti tanti, è per quello che c'è questa deformità per i troppi compleanni. Però sono stati carini i parenti, perché gliene hanno fatti un po' da un lato e un po' dall'altro. Le hanno equilibrate. Guardatemi. Bocca al lupo, Faria. Su, attaccami. Vabbè, e semenano. Un riscaldamento mattutino per farsi venire l'appetito per la colazione. Scema. Non ho ancora finito. Già meglio.
L'ha presa. Ottimo lavoro, Faria. Ha ripreso l'equilibrio ed è andata per il terzo colpo, Il suo corpo è molto più stabile di prima. Si sono impressionate che lei avrebbe pensato che Faria sarebbe migliorata così tanto in un tempo così breve. Cosa ne pensi, Carlotta? Ho provato che non ho sempre bisogno di protezione. Sì, sì, va bene. Le tue abilità non devono ancora migliorare molto. Ma abbiamo... se parliamo di coraggio è quello che serve. Allora, ok, Faria, come tuo mentore ti do il mio marchio di approvazione. Ora è quello che serve per diventare una sorella maggiore. Puoi venire con noi in viaggio. Davvero? Minestra ha detto no. Sì, hai fatto un ottimo lavoro, puoi venire con noi. Per piacere, combatti con noi. Davvero non sarà un peso? Ma ti tiene paura? Perché hai lavorato così duro? Se no, Faria, andrà tutto bene. Ora è quello che serve, posso supportarti. Vieni con noi. Zefi, non è solo Zefi, ti supporterò anch'io. Va bene. Cioè, tutte. Ora, decidi cosa vuoi fare. Io, ok. Da oggi non sono più una sorellina. Ora sarò una sorellona. Ho fatto la livello. Fare, sono contento che tu abbia detto questo. Sono così felice, Fare, finalmente. Va bene, ora dobbiamo preparare a Fare la sua stanza, perché le altre vivono tutte assieme. La mia stanza. E le regole del rifugio dicono che una volta che diventi una sorellona hai diritto alla tua stanza. Bisogna di privacy, Faria, capiamoci. Poi lo capisci da più grande quello che ti serve la privacy, ma ci arrivi, ti assicuro. Non dimmi che sei triste di lasciare la stanza delle sorelline. Ovviamente no, va bene, avrò la mia stanza a partire da stanotte. Faria era poco affidabile, ma ora è anche una sorella maggiore, ma tutto bene. Pam! Ho finito di spostare la tua roba. Grazie, Zefi. C'è qualcos'altro che vuoi che ti sposti? No, basta così. Che quanto casino! Cosa stai facendo, Faria? Stai giocando con Zefi? Voglio giocare anch'io. Non sto giocando. Da oggi in avanti, ora sono una sorella maggiore. Ora ho diritto alla mia stanza. Oh, vabbè, incredibile. Ora potete chiamarmi Faraone. Vabbè, non sembrava così sicura, ma suppongo che alla fine sia contenta. Ho finito di traslocare. Ottimo lavoro, è il tuo primo lavoro come sorella maggiore. Grazie all'aiuto di Zefi è stato fatto. Sì, abbiamo fatto in fretta. Sono bravo con i lavori fisici. Sì, per quello sei bravo, Zefi. Posso aiutarti quando vuoi. Oh, grazie. Così tante cose pessime sono successe recentemente, ma suppongo che abbiamo ogni tanto anche delle buone notizie. Che sollievo. Ieri tutti sembravano scioccati, ma si sono calmati ora. Sembra come se tutti abbiano superato la cosa. Ora che ho deciso di restare qui, anch'io mi sento pieno di fiducia. Fiducioso. C'è ancora una cosa di cui sono preoccupato. Devo dirti qualcosa. Che cos'è? Non so se sia vero o no, ma l'impero manda persone a controllare la tua vecchia casa. Potrebbero stare cercandoti. Cosa? Penso che l'impero stia diventando sempre più interessato in come tu sei diventato una strega. Ho guadagnato il potere perché per un qualche tipo di strana mutazione dopo avrebbe avuto il sangue di drago. Cosa sperano di trovare in quella casa? Zefi, qual è il problema? Sembra che tu non sia qui con la testa. Sì. Quindi ora in poi sentiremo 2000 Oni-chan in più ad ogni dialogo. Che bello! È vero? Vabbè, sei stato per i cavoli tuoi per un po', hai perso i tuoi pensieri. Tutto a posto? Se c'è qualcosa che stai pensando, diccelo. Stai comprando di maniera strana. Non avrei mai pensato che Paracaro se ne accorgesse. Fino adesso non mi sono mai aperto a loro. Zefi, devi imparare a dipendere da noi anche tu un po'. Avete ragione. Se sono mie compagne, dovrei dirgli di una cosa del genere. L'altro giorno, quando ho visto Gran, mi ha detto che l'impero stava andando a cercare casa mia.
Quindi sono andati Pensava stare a per cercare roba in casa tua, è tanto bene. solo logico che lo Mi facessero, non porto posso solo cose immaginare che che sono questo nel suo sia carattere. una bella sensazione. So che sto chiedendo molto, ma ho bisogno di un favore. Voglio andare a controllare a Volentieri, casa me mia, ne tornerò in fretta. Sì, Potrei se lo andare fai come al vuoi. Tempio della Stella finché non torno? Zeffi, Aspetta, va. va bene, ma dimmi, Stezzo, siete dov'è ossia? casa Fino tua? all'azzurro. È nell'azzurro del sud, è Maschera piuttosto dei lontana venti, sia dalla città che cavalli dalla dei foresta. venti. Ci metterò qualche giorno. Oh, so com'è. So dov'è. Suregattara, Conosco un sai modo che piuttosto detto? veloce per arrivare là. Davvero? Shokuzai no Sì, koya attraverso kaizen. la wilderness dell'Atonement. L'Atonement è la penitenza? No, è quello togli un peccato. Ciao Marchioff! Che bello le novel storie giaponesi con il classico protagonista Bellimbusto e il suo erano di aiutanti. Ma veramente no, siamo noi aiutanti delle tizie che sono bravissime da sole prima che arrivassimo noi. Stanno facendo tutto loro, noi stiamo solo seguendo la trama come osservatori. Per ora il nostro ruolo non è centrale in tutto questo, devo dire. Cosa? Non è quel posto orribile dove né gli umani né le streghe mai passano? Stai davvero dicendo di tagliare da lì? Potrebbe essere più veloce, ma è rischioso. Ma non abbiamo tempo da perdere, no? È meglio andare da lì e andare più in fretta. Va bene, andrò passerò da lì. Ehi, aspetta, è troppo rischioso. Ma no, ascoltami, ci sono draghi molto pericolosi lì. Non voglio che tu vada da solo. Paragara ha ragione, vediamo anche noi. A posto. Aspettate un momento, questo è un problema personale, non voglio coinvolgermi. Sì, andiamo con te. Non c'è, quella parte democratica non c'è. Il party dell'altro giorno ti ha già mostrato che ora siamo famiglia, giusto? Non ti preoccupare, siamo qui per te. Sì, esattamente. Ora passiamo da casa tua e poi andiamo al Tempio delle Stelle, subito dopo, non perdiamo tempo. Oh, grazie. Vabbè, andiamo. Certo, vengo con voi, non potete lasciarmi indietro. Brava. Dipendiamo da te, ok? Dipenderemo da te come pazze, quindi è meglio se reggi il ritmo. Va bene, Zefi? Sicuro dei grandi compagni dovrò ripagarli in qualche modo. Oh, perfetto. Allora, prima cosa. Voi per ora state bene. Però vedi, è già sceso la tristezza, si è già scesa e sono al massimo, porca miseria. Cioè, non è che sono già più tristi di prima e non è scesa neanche una barra. Allora, minestra. Questo è quel momento in cui mi dite che cavolo vuole sta donna. Secondo me vuole la Fairy Powder a memoria. Però non me lo ricordo più. Buonasera, Marcio. Non è una novel, è un JRPG. Adesso andiamo a menare i draghi. Quasi mi spiace che i combattimenti siano così pochi. Cioè, normalmente i JRPG sono ricchi di combattimenti a profusione. E qua ogni tanto. Cioè, oggi abbiamo fatto un combattimento, no, uno, due combattimenti, dai, contiamo anche quello con i due fessi, in un'ora e mezza di live, e poi era trama. Ce n'è veramente una marea di trama, anche carina, devo dire che non mi dispiace, si perde un po' come tutti i giochi giapponesi nel fare tutte quelle robe di vita quotidiana che non approfondisce ma perde solo un po' tanto tempo. Ma solo perché, cioè, non mi piace come è scritta, non perché. Minestra, grazie, Valtia. Dragon Scale Fairy Powder, perfetto. Minestra, vai. Beccati il regalo, minestra. Ok. No, adesso vedrai che se ti piacciono i combattimenti è un sistema di combattimento molto bello, Marcio. È molto interessante e originale, secondo me. Sono riusciti ad aggiungere dei begli elementi ad un combattimento a turni visto e rivisto nei JRPG.
Aspetta, adesso c'è la trama romantica, poi vado a fare l'azione, una roba alla volta. Aha, sono entrato e non mi ha ancora notato, sto dormendo. La sua faccia addormentata è più carina di quello che pensassi. Minessa. Veglia! Ma ti appendo fuori dalla finestra e ti batto come una pignatta! Faria? Sono venuto a svegliarti, perché non mi ringrazi? Una pignatta! Ti riempio di caramelle e te le tiro fuori ammazzate! Faria, ho sentito la voce di Zefi dal fondo del corridoio. Ma non era la voce mia, è quell'altra che è entrata urlando, minestra. Tutto a posto, l'ho svegliato. Zefi era solo sorpreso, niente di cui preoccuparsi. Capisco, grazie, ma non spaventarlo quando lo svegli, per piacere. Va bene. Zefi, sbrigati. Ho le perfette faccende domestiche da farti fare. Ma qual è il suo problema? Ma si calmi, si dia una calmata. È diventata adulta, non datele già la caffeina, per piacere. Vabbè, abbiamo la zucca per il festival del raccolto, sono tutti contenti, non so che fare ti facesse gli scherzi. La zucca. La incidiamo. Le trasformiamo in lanterne, sono ottime per il festival del raccolto. È così pesante che volevamo che ci aiutasse a portarla, quindi mi ha chiesto a Faria di svegliarti. Ah, quindi Faria mi prendeva in giro, l'hai capito adesso, bravo. Le chiederò di svegliarmi in modo più gentile la prossima volta. Mi preparo, aspettami nel salotto. Questa è l'ultima, sono delle grosse zucche. Grazie ancora, pesanti, Sì, niente di terribile, è stato un ottimo esercizio. Ottimo, facciamone una assieme. La faremo sembrare una faccia, così dobbiamo incidere degli occhi e una bocca. Scommetto che farete un casino, ti riderò in faccia se la fai brutta. Voglio fare una bella zucca con Monet. Ti insegno io come fare, sono brava. Va bene. Usa questo coltello, è quello col quale ho intenzione di assassinarti. È super affilato. Dovevi proprio dirlo? Mi fa paura questa cosa. Zefi, mi manca un coltello normale se vuoi. Grazie, paracarro. Dovresti imparare da lei. È una grande. Cioè, porta sfortuna se gli succede qualcosa. Per piacere, di cose come questa dopo il festival del raccolto. Ma no, anche mai. Va bene, anche mai. Così? È difficile. La tua zucca è brutta, Zefi. Povera zucca. Uni-chan Faito. Certo. Ti faccio vedere. Sei forte in battaglia, no? Dovresti essere in grado di fare queste cose. Però impari in fretta. Hai imparato come usare un coltello. Molto bene, uccidiamolo. Paracarro, non essere terrificante, per piacere, inquietante. Cos'è stato questo suono? I cavalieri, forse. I cavalieri. Raccoglievi tutti vicine. Vado a controllare. Vado anch'io. Paracarro e Saponetta. Guardate le altre. Va bene, Zefi, prendi il coltello. Ci sono i cavalieri, puoi uccidere tutti quelli che vuoi. Sì, va bene la spada, non serve il coltello. Che grosso uccello! Sembra essersi fatto male alla zampa. Cavolo, ci hai spaventato, non ho mai visto un uccello selvatico qui prima. Raramente si avvicina al rifugio e deve essersi perso per la ferita. Li avete uccisi? Era solo un uccellino ferito. Hai fatto un bel casino, Faria. Se sei curioso puoi uscire. Davvero. Ciao Inokid, buonanotte. Quindi stasera si cena con l'uccellino? È un uccellino carino.
e sarà pieno di germi, non toccatelo. Sembra che stia per morire, sta bene. Sono sicura che starà bene. Ora, tornate nelle vostre stanze. Non saranno i cavalieri, ma non è al sicuro fuori. Ma di già, finché voi siete qua, andrà tutto bene. Che noia. Non importa quello che succede, vi proteggeremo. Ma dobbiamo evitare tutti i rischi che possiamo. Ma l'uccellino, Minessa e Zefi lo portano. Noi continuiamo con le lanterne. Va bene, possiamo vederlo dopo. Torniamo in stanza per ora, va bene. Vabbè, portalo dentro che lo curiamo. Posso dire quello che stavo pensando? Devo dirglielo, oppure non sarà giusto per loro. Hai detto che non importa quello che succederà, proteggerai le sorelline, giusto? Sì, è il mio lavoro come sorella maggiore. Non so ancora cosa ci voglia per proteggere il mondo delle streghe, ma penso che quello che stai facendo sia un po' diverso dal proteggerle. Cosa intendi? Penso che proteggere non sia soltanto tenerle più lontano possibile dai pericoli. Dici che sono overprotective? Non te ne faccio una colpa, ma sento che il tuo desiderio di proteggere è un po' troppo intenso. Penso che il modo migliore per proteggere sia insegnarle come proteggersi da sole e a pensare in fretta. Pensa a questo uccellino. Sapeva quando riposarsi quando era ferito e nascondersi finché non era guarito. Ha imparato quel tipo di bilanciamento per sopravvivere. Se sei ignorante non saprai come comportarti quando affronti il pericolo vero. Faria si bloccherà come prima, l'ho vista. Quindi, lo so, sai, è perché tu non... Mi spiace, torniamo dentro, tutti ci stanno aspettando. Sì. Non capisco. Questo è proprio quello che stava per dire. Non penso di avere torto, ma forse l'ho detto in un modo che è risultato offensivo. Minessa non sarà in grado di proteggere le sorelline per sempre. Lei di tutti dovrebbe saperlo. Vabbè, suppongo che non ci sia motivo di pensarlo adesso. Dobbiamo prima curarti. Ok. Allora, diamo un po' di regali a questa donna. Carichiamo un po' la terza barra per la prossima volta. Io vorrei riempire tutte le barre con Minessa. Che animazioni inutilmente lunghe queste. Posso dirlo che sono delle animazioni un po' lunghe inutilmente. Ancora una, poi ci fermiamo. Va bene, la prossima volta finiamo la barra di questa donna. Le sorelline stanno bene? Sono sempre tristi, ma va bene. Ok. Ah, che bel posto. L'aria è molto asciutta qui, non solo quello, ma è anche tiepida, non ti fa stare un po' male? Hai ragione, stare anche solo qui mi fa sentire strana. Niente di sorprendente, è caldo nel pomeriggio, freddo di notte, raramente piove, non ci sono piante che possono essere coltivate. Né gli umani né le streghe possono vivere qui, i draghi sono l'unica creatura qua attorno. Ovviamente è molto pericoloso. È come se fossimo saltati in una Dragon Pit. Capisco. È piuttosto tardi per dirlo, ma mi sto preoccupando. Spero di riuscire a passare da qua sale salva. Lo so, soprattutto dopo aver visto tutto questo, non so quanto sono fiduciosa. Stai tranquilla. È un po' più sfidante di quello che mi aspettavo, ma ne varrà la pena. Sei molto sicuro di te stesso. E la mente sulla materia. Devi continuare a insistere prima che i tuoi pensieri cattivi abbiano la meglio di te.
Non voglio lasciare che le mie paure mi dominino. Minestra, hai ragione, ce la posso fare. Andiamo. Va bene. L'abilità di fare ti permette di muoverti attraverso un'area pericolosa senza prendere dei danni. Va bene. Brava Faria, però sarebbe furbo forse. Ok, il supporto è... lei mi fa da supporto, perfetto. Poi Dragon Core. Quindi questa poveretta non ci avrà neanche una... c'ha tutto. C'ha il mondo sta donna e ha 3500 punti da spendere. Poi ti facciamo far tutto. Allora, cominciamo a prendere Remnant. Pam. Abbiamo preso un sacco di robe. Poi possiamo prendere dell'altro, tipo il Platinum Star. Sì, possiamo prendere gli altri punti. Bravissimo. Jesus The Tick, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Tu stai a posto, no? C'è ancora il Grenade, che però mi sa che non posso assolutamente, esatto, sono 60 punti per sbloccare le cose, 120 per sbloccare quella, va bene. Remnant, bravissima. Poi Platinum Star, sempre bravissima, diamoti sempre dei più bonus che possiamo. Una Dragon Turtle, 320 per una trap skill che non mi serve. Allora, questi qua che stai vedendo, Marchoff, lo spiego a te, io sono giornalista di Final Fantasy, quindi adoro tutti gli RPG fatti bene. Allora, spiego a te come funziona questa parte qua, che gli altri più o meno lo sanno già. Essenzialmente, quando adesso ne affronteremo dei draghi, i draghi possiamo ucciderli ammazzate come chiunque altro, oppure possiamo fare un'abilità che si chiama Devour. Se l'abilità Devour entra, uccidisce da shot al drago. E tanto più probabile che entri, tanto più il drago è ferito, ma shotta qualunque drago tranne i boss, che invece vanno menati fino in fondo. Quando facciamo Devour su un drago, il personaggio che ha fatto Devour sul drago si sblocca questa cosa qua che stai vedendo adesso. Adesso ne faccio vedere una da zero. Anzi, guarda, te la faccio vedere con l'altra che è più facile, che è da zero. E quindi va bene. Allora, dicevo, sblocca queste cose qua. Lei ne ha un po' di base perché le ha ereditate da noi. Per esempio, questo qua è il boss che abbiamo appena affrontato. L'ultimo boss che abbiamo affrontato era questo. Vedi che c'è una che ha open. Io posso spendere i punti che vedi in alto a sinistra, points need 60, per sbloccare questa abilità. Ok? E vedi che ho ottenuto una skill Flashing Spear, che è un attacco magico. Posso sbloccare tutte le varie cose, e a seconda del colore della cosa che sblocco, che sono dei, essenzialmente sono degli skill tree, a seconda del colore della cosa che sblocco, sblocco una cosa diversa. Per esempio, questa qua è un'abilità passiva. Questa qua è un attacco magico che in realtà è un boost magico. Quelle blu che vedi sui lati, queste qua che sto prendendo adesso, che costano solo 2 punti, costano poco, sono dei level up passivi delle skill perenni. Mentre quelle col simboletto le devo equipaggiare, ok? Quelle con i rombetti non devo equipaggiarle, sono sempre attive. Poi c'ho il tasto compra tutto. Per esempio, in questo caso qua, questo rombetto qua mi dà 10 punti ferita. Questo qua mi dà 2 punti attacco, questo mi dà 2 punti di attacco magico, questo mi dà 2 punti di difesa magica, eccetera, eccetera. Quindi posso andare a sbloccare tutto il mondo, questo mondo e quell'altro, di quelle che mi ha dato di base adesso per Faria, che si è appena sbloccato come personaggio, e dargli tutte le abilità in questione. Essenzialmente il level up ti dà delle caratteristiche, ma in più ti danno delle caratteristiche, delle skill, i draghi che sconfiggi, che uccidi con il singolo personaggio, e le cose che sblocchi, perché poi ovviamente non è detto che tu abbia i punti per sbloccare tutta la roba che è accessibile. Perché, come vedevamo prima, per sbloccare tutte per avere questi punti qua devi combattere fa avanzare il tempo,
far avanzare il tempo abbassa una statistica delle sorelline che hai visto prima che parlavano, perché la trama è, tanto per capirci, queste qua che vedi, tutte le fanciulle che vedi sono streghe. Le streghe sono odiate dall'impero perché si dice che portino la sventura sul mondo e diano le facce a nascere i draghi. E allora le cacciano, l'impero, i cavalieri dell'impero le cacciano. Il problema qual è? Che loro non è che fanno nascere i draghi perché lo vogliono. Loro nascono con un drago all'interno. E per fare in modo che questo drago che è dentro di loro tipo alien non le faccia impazzire, devono mangiare carne di drago. Ma man mano che mangiano carne di drago, il drago dentro di loro si potenzia fino a che a un certo punto non gli apre il ventre ed esce. Ok? Quindi o muoiono di follia, o impazziscono di matto e muoiono di follia, oppure muoiono perché partoriscono un drago. Essenzialmente. Poi le skill, un'altra cosa delle skill particolare è che le skill sono in quattro categorie, come tu vedi qua, vedi sopra lì ci sono 3-4 tabellini, ok? Cosa fanno i tabellini? I tabellini fanno delle cose belle, e cioè sono i gruppi di skill che posso avere. Io posso avere fino a 5 skill passive, quindi in questo caso io ne ho sbloccate un 114, vedi, non posso averle tutte, devo scegliere cosa voglio avere, ok? Lo stesso per le skill di Devour, per le magiche, per le fisiche. Wow, poco macabro, esatto. Qual è l'altro problema? Che sopra, vedi che c'è un total equipping cost, 4 di 20. Quel 4 di 20 vuol dire che il totale delle abilità che equipaggio in questa sezione, in questo caso quelle skill fisiche, possono costare assieme 20 punti. Quindi questa prima costa 4 punti. Se io metto tutte le skill che ho sbloccato per lei, che sono per il momento ancora poche, arrivo a 12 su 20, perfetto. Ma non è detto che io sempre possa farlo, perché le skill più forti costano più punti e quindi devo bilanciare cosa sto imparando. Vedi, ad esempio, così sono al massimo. Tutte skill da 4 posso metterle. Se avessi una skill da 5, che adesso lei non ha casualmente, non potrebbe equipaggiarla perché andrebbe sopra i 20 punti sopra. Quindi l'equipaggio della roba, in particolare nelle passive, le vorrei equipaggiare quella di supporto. Tutti i supporti, va bene. Attacco più 40%. E poi direi... Vedi, questa qua non posso metterla perché mi manda 24 di 20. Quindi questa qua non posso metterla. Ok. In più, in tutto questo, si somma ancora tutta questa baracca qua il fatto che ho, come è ovvio che sia, tutti gli equipaggiamenti di sto mondo e quell'altro. Ok. Che a seconda di cosa sto facendo, a seconda di come le specco, conta che una cosa positiva di questo gioco è sicuramente il fatto che tutti i personaggi puoi speccarli come cavolo vuoi. Cioè io posso scegliere, ho scelto che lui attacco fisico, che Zephy attacco fisico, Minessa è detta Minestra e Healing e Caricaro detta Paracarro e attacco magico, ma posso speccarle come mi pare. Cioè volessi fare Paracarro attacco fisico e Zephy attacco magico, non niente me lo vieterebbe, ok? Poi questi qua sono i dungeon, che sono pieni di questi bei draghi. Vedi tutti i draghi? Ma che simpatia. Che io posso prendere alle spalle. Prendere le spalle mi dà il first strike. Se loro mi prendono le spalle dal first strike, loro sono in ordine di velocità, essenzialmente. Sulla destra, sotto la mia faccetta, vedi il nome del drago, i punti ferita che ha e quali sono le cose alle quali è debole. Quindi lui è debole all'acqua. Ma di fianco a me, qua, vedi una cosa particolare, e cioè, adesso non lo vedi perché il drago è nascosto da me, quindi fammi fare un attacco e poi ti faccio vedere. Facciamo così,
il campo di gioco è diviso in tre livelli, ok? E io posso combattere in tutti e tre i livelli. In più io ho una formazione, la formazione che ho io posso spostare da un piano all'altro i vari personaggi, perché fisicamente per esempio attacco solo se sono sullo stesso piano di chi sto attaccando, magicamente no. La formazione che ho io iniziale, che è quella con due nella riga centrale e lei alla riga superiore, nel piano superiore, dà dei bonus a delle statistiche. Se tu guardi esattamente qua, ti dici i bonus che ha questo livello nella formazione, che sono attacco magico, difesa magica e velocità. Se scendo di un livello, vedi che i bonus sono cambiati, ora attacco fisico, difesa fisica e velocità. È un po' complicato da spiegare se non hai mai visto questo gioco, spero di aver riassunto per bene. In più, in tutto questo, c'è un'altra meccanica, che è quella che vedi che Zeffi di fianco ha una sotto di me. Vedi che Zeffi di fianco ha una palletta rossa tutta colorata. Adesso vedrai cosa succede quando esso fa delle robe. Quello è il suo turno. Ecco. Buonasera Sogou. Come puoi vedere si è trasformato. Periodicamente quella barra lì, quella palletta lì sotto si riempie. Quando si riempie si trasformano. Trasformare ha due effetti: uno li cura completamente, due li busta. Li busta proprio parecchio. E quindi adesso gli facciamo fare due mazzate quest'uomo. Pam pam. Per farle, come noti, lui è sceso di livello. Il che ha anche il vantaggio che gli attacchi delle creature non è detto che lo colpiscano. Cioè adesso ha fatto un attacco che colpiva tutto il livello, ma ce n'è uno per livello e quindi ce ne siamo un po' fregati. Ecco, mettila così. Potrei quasi divorarti, lo sai. Ecco, se faccio la skill di Devour al 71% di entrare. Sopra, ecco, di fianco a me adesso vedi che c'è anche il drago, che ti dice a che livello si trova il drago. Quella cosa lì fa funzione di turno. In realtà c'è un affare bianco che tu non vedi, che gli dice che lui si sposta come turno dopo tutti, dopo aver fatto questo attacco. Per esempio le cure spostano molto poco in turno, quindi è molto spesso possibile curare e attaccare dopo. Non gli è riuscito il Devour, quindi lui si busta l'impossibili e lei può provare a fare il Devour, che non è riuscito. Ce la puoi fare. Ecco, se il Devour uccide, divori sempre. La percentuale è 100%. Se quell'attacco lo porta a zero, divori sempre di sicuro. E che carino, perché per gestire questa cosa sul fatto che tu li devi indebolire ma non ucciderli se vuoi divorarli, l'attacco base sono tre attacchi che tu puoi interrompere quando vuoi. Quindi io se voglio andarci piano faccio l'attacco base, lo ferisco, ma poi se dopo due attacchi vedo che sta per morire mi fermo e lo faccio divorare a qualcun altro. Lei adesso ha divorato il Fire Dragon. Parte passata di livello. Il che vuol dire che ora puoi imparare tutte le skill del Fire Dragon. Ok? Che nello specifico noi le facciamo imparare, perché a noi ci piacciono le skill. E ha imparato Dark Eater, due skill passive, l'aumento della difesa, eccetera eccetera. Quindi vale la pena spiegarlo ogni tanto. Vale la pena spiegarlo questo sistema quando c'è qualcuno interessato che vuole saperne di più, perché è molto carino, è molto più... Ah, altra cosa, nell'esplorazione ognuna di loro ha, in basso a sinistra, vedi che c'è Witch Secret Passage, Wild Distinct, eccetera, eccetera. Ognuna di loro ha una skill propria del suo personaggio, che puoi usare in questa mappa qua. Tipo lei adesso fa così, genera una barriera e mi permette di passare da qua dove normalmente prenderei del danno.
Posso anche switchare, prendere lei, che è un'abilità che mi permette di beccare i tesori. I tesori nascosti. Devo andare di qua, devo andare di là, perfetto. Allora, mi avete detto non raccogliere pirla. E io non raccolgo. Non sono passive, sono attive. Devo attivarle e consumano mana. Allora, tu sei debole all'acqua e alla martellate. Quindi acqua e martellate. Pem, acqua, ce l'abbiamo. Tu sei un po' feritino, lo sai, che sei un po' feritino. E conseguentemente io ti curo. Dice questa simpatica abilità che refulla. Vedi, lei ad esempio ha appena agito, se posso ancora farle fare un big healing, cioè curare tutti di... non big healing, un heal party, che cura tutti. Ok? E lei andrà comunque ancora prima del drago. Le abilità di cura sono molto forti. Devono veramente shottarti in una botta per... mi è mancato. Ma posso già divorarti io, tesoro? 49, sì, posso già divorarti. Ah, missato. Brutta cosa aver missato. Non mi piace aver missato. E se smetto di missare sono più contento, però. Poi ci sono quelli in difesa che fanno i contrattacchi, possono scappare, cioè tutti gli annessi connessi di un gioco come questo, Lui ha la capacità di abbattere questi affari qua. Ma lo voglio lo squalo. Ma lo voglio tantissimo lo squalo io. Allora, cosa sei feribile? Sempre dall'acqua. È una zona che prende bene l'acqua. Ciapali. Lei deve curare di nuovo tutti. E lui direi che può fare un bel twin crash su quello sopra. Ok. Magnatelo! Vedi, il devour se ti entra, punto. Poi si trasforma. Buonasera, Mikiro. Insomma, l'estetica mi piace, la storia è carina, i combattimenti sono divertenti. A me sta piacendo questo Dragon Star Warning, non è niente di innovativo e ecco, ti faccio vedere qualcosa che dice. Questo è l'attacco base. Vedi che adesso mi chiede, vuoi continuare ad attaccare? Io dico sì, lui fa il secondo colpo. E poi mi chiede, vuoi continuare ad attaccare o ti fermi? Attacco anche la terza volta, critico 1441 e via. Non volevo che tu ti trasformassi, ma va bene lo stesso. Purtroppo i JRPG sono un genere molto snobbato su Twitch. Capisco perché, perché c'è tanta... Ah, questa qua, in più ci sono gli attacchi speciali di Devour, tipo. Tra l'altro nota che loro volano sulle armi. Cioè lui fa surf sulla spada. E gli altri sono a cavallo delle loro armi. Ichigeki.
dice, hanno degli attacchi che sono tipici della trasformazione. In particolare i Devour sono tipici della trasformazione. E il Q-Shark ce lo siamo portato a casa. Io non raccolgo niente, non voglio vedere morire sorelline, non mi serve niente. Posso raccogliere qualche, esatto, qualche cosa qui. Questo qua anche però mi piace, potrebbe darmi dei bei bonus. Vorrei almeno prenderne uno per tipo di quelli nuovi. Allora, tu col verde. Lui me lo sposta sotto comunque. Non cambia molto. Ma bravo che sei salito. Tornado. Doppia mazzata. Guarda, se tu mangi sei a tutti più contenti. 38, che schifo di percentuale di mangiarselo. Fai così. Fai un altro tornado. E mo tu. Giusto. No. E mo tu però. Bravo. Il Lock Giran l'abbiamo. Lo spiegavo prima, i mostri sconfitti ci sbloccano skill tree, essenzialmente. Questo qua ci ha sbloccato lo skill tree del Lock Jarn. Io voglio prendere subito tutte le mini passive, perché sono belle le mini passive. Perché sono essenzialmente dei level up quasi gratuiti. Devo imparare il Q-Shark. Poi ci dà il Q-Shark, il Grand Cross, il Physical Boost. Va bene. Contento tu. Io dovrei avere sia il Q-Shark, no, solo il Q-Shark, va bene. Non ho abbastanza factor points. Questa è quella che mi interessa al momento. Il resto in un altro momento, grazie. Ah, non è vero, lei ha ho mentito. Ho detto una scemenza. A lei mi serve sbloccare anche l'attacco magico. Ma non c'è attacco magico. Ok. Ci sono la passiva che aumenta le physical skill del 20%, non mi serve. E quindi a seconda di come specchi puoi puoi aver bisogno solo di un tot di skill, non di tutte. Ok, salviamo. In ogni paese personale i boss bloccano le skill a tutti, esatto, Altir, esattamente. E secondo me è un bel sistema,
un bel... No, qua trama, in genere c'è una trama, una mid trama. Se abbiamo fatto tutta questa strada, ma possiamo ancora andare avanti. Non essere troppo impaziente, siamo quasi arrivati. Penso che dovremmo occuparci di un problema grosso prima di andare oltre. Di cosa parli, Minessa? Ah, boss, sì, guarda il boss. Boss battle. Sembra super potente. A giudicare dalla sua dimensione e dalla faccia brutta, suppongo sia il signore di quest'area. Faccia brutta davvero. Avanti, paracaro, perché dici così? L'hai fatto arrabbiare ora. È colpa mia. Di cosa stai parlando? Pensi che davvero che i draghi ci capiscano? Hai ragione. Smetti di scemenze, Carlotta. Lo sai, sei un po' più scema di quello che pensavo. Ma spesso e volentieri ci sono gli intermezzi di trama in mezzo in cui chiacchierano un po' e poi ripartono. Wow. Vabbè, in qualunque caso starà pensando che lo stiamo prendendo in giro. Sì, sicura? Preoccupatevene dopo, dobbiamo concentrarci, sta venendo verso di noi. I boss hanno... I boss hanno le location. Sono, occupano più livelli e hanno il corpo principale in un livello e i pezzi secondari in altri in altre parti. Se meni le parti secondarie, gli blocchi degli attacchi. Allora, si debole al fuoco. Vedi, questo è Gain Zora, che ha 30.000 punti esperienza. Questo qua è quello sotto che fa, è soltanto la parte bassa di Gain Zora che fa la tripla fireball. E quindi noi prima disabilitiamo questo, in maniera che smetta di farci la tripla fireball. Bravo. Ma povero il suo fascino, ma... Allora, attacco fisico, power assault. Qua. Ho mirato la parte sbagliata? No, ho mirato la parte giusta. Tu tesor mio. Direi che vai sotto. E ti fai un attack spirit. No, vai sotto e curi. Bravissima. Poi vai sotto e fai un bel attacco magico sulla parte bassa. E lui resiste fortissimo all'attacco magico, porca miseria. Aia. Che il dolor. Cos'è che eri debole tu al fuoco, vero? Bravo. Ed è sicura. Da degli sberloni notevoli. Quindi l'attacco che gli sto disabilitando in basso è quello che fa 1300 danni, l'altro che fa solo 800. Sì, ricurati. In realtà sarebbe furbo curarsi tutti, ma... Ok, lei agisce di nuovo prima di... Vai, ce la puoi fare. Ok. Le abbiamo spezzato la parte inferiore, quindi non può più fare l'attacco delle triple fireball.
e quindi puoi fare un bel beginning a lui. danni. A questo punto puoi andare qua. Io mi sa che questo non fa niente, vero? Però potrei fare una cosa più bella io. Stare bassa, usare un oggetto. E guadagnare più factor points. Grazie. Molto gentile. Allora, va bene. Vediamo se fa dei danni questo. Ancora meno di prima. Va bene. E si trasforma. E boh, sono 6300 danni ammazzata. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto è che io tutte le animazioni posso tagliarle. Ma metti del Fighting Spirit, sì sì. Posso tagliare qualunque animazione tagliabile. Tutto tagliato. Poi devo guardare che diavolo ha fatto, perché non lo vedo, ovviamente non lo vedo, però... La trasformazione ovviamente ha tempo. Io non le uso. Ma ci sono anche una marea di abilità che permettono di spostare i nemici nel campo, in maniera da raggrupparli e colpirli con l'abilità tutti assieme. Il nostro bombardiere sta continuando a menargli. Ok, se qualcuno è trasformato e usia e attacchiamo dei suoi punti deboli, può partire anche questa sequenza qua, che è un attacco bonus di tutti e tre assieme, che se va bene può anche divorare, non i boss. Smettiamo di abbassarmi tutte le statistiche, porca miseria. Che è vero che lei così fa una marea di danni, ma se continua a farmi Magic Down, santa pazienza. E tutti passano di livello. Tra l'altro Faria mi è arrivata di livello 25, che suppongo sia il livello che si aspettavano io avessi a questo punto. Vabbè, in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo messo un po'. Possiamo andare avanti ora? Sono stati in grado di superare l'ostacolo più grosso. Dobbiamo fare ancora un po' di strada. Sono piuttosto sorpreso che abbiamo fatto così in fretta. Vabbè, risparmia questo commento per quando arriviamo alla fine. Ottimo consiglio. Ah, cos'è quello? Guarda il cielo. Ci sono così tanti uccellini sopra la foresta del giudizio. Sono volati tutti assieme. Forse stanno scappando da qualcosa. Mi chiedo cosa ci sia lì. Credi che i cavalieri e i corvi siano di nuovo lì? Sarebbe grandioso se si menassero l'un con l'altro. Hanno liberato un altro drago su di loro? Vabbè, suppongo che non me ne freghi niente. Siamo fortunati di non essere finiti sotto il fuoco nemico. Sì, andiamo. Dannazione, com'è successo? Cosa facciamo, Jaiga? Di questo passo saremmo catturati. Non lo so, non c'è modo in cui possiamo sconfiggere quel mostro.
quella signora mostruosa senza Sir Durandal. Dovete stare qua e farmi guadagnare del tempo. Me ne vado finché posso. Cosa? Ma non è giusto. Ah, zitto, non è il modo corretto di parlarmi. Non abbiamo ancora visto Faria trasformata. Avete finito di parlare? Posso aspettare ancora qualche minuto, suppongo. Sarà l'ultima conversazione che avrete, in fondo. Assaporatela bene. Ah, Corberia. Ci ha tagliato la strada, la via di fuga. Come osate usare quella vile creatura contro di me? Pagherete per questo. Bravo, menatevi tra di loro. Tra di voi. Quello che è facile, solo due rimasti, eh? Aspetta! Guarda, qui c'è un oggetto magico per volare, puoi usarlo. Prendi il mio. Cosa stai facendo? Perché glielo stai dando? Eccolo qua. Cosa stai facendo? Mi sto scusando. Cioè, ci scusiamo per aver testato sui Cavalieri del Requiem. Loro hanno sviluppato un affare che gli permette di controllare i draghi. Puoi uccidere i miei subordinati per il disturbo. Lasciami andare. Ah, lasciare andare proprio solo te. Che coraggio. Faccio quello che serve per sopravvivere. Se serve, d'oggi in poi ti tratterò come il mio padrone. Quindi per piacere. Morto Jaig, eh? Non mi serve niente un traditore. Però quell'oggetto invece mi serve, grazie. Vabbè, suppongo tu non possa più sentirmi. Ha fatto fuori lei così? Va bene. È così crudele. Si sono impegnati molto. L'impero non può mostra pietà. Casa mia. La mia preziosa casa, mia madre e mio padre, vivevamo qui. Questo posto ha un sacco di ricordi preziosi. E ora, Zefi, tutto bene? So che è difficile per te, cerca di stare calmo. Va bene, sto un po' male, ma ero preparato a vedere qui il peggio. Contenta che tu stia bene, tu stia a posto. Non so se sarò mai a posto, se sarei mai stato a posto, se fossi arrivato qui da solo. So che Minestra sta cercando di aiutarmi. Hanno distrutto così tanto che non so neanche cosa possa mancare. Sono contento che quel disegno sia sicuro. Che disegno? Quello sul muro? Sì, quello. Quando ero un bambino, mia madre mi raccontava una storia su un reame di neve e questo disegno era una mappa del mondo nel quale si trovava. La tua madre sembrava molto dolce. Sì, lo era, amavo quella storia e amavo questo disegno. Quindi questo disegno è molto importante per te. È molto dettagliato, così bello. Aspetta, questo è... Che c'è, Carlotta? Ho realizzato che questa mappa non è di una storia. Cosa intendi? È la mappa di un rifugio. Ma, in effetti, a pensarci bene... Se il reame della neve è nella foresta, il rifugio delle streghe è esattamente dove si trova la città. Hai ragione, ma come? Non penso che sia una coincidenza. Ho ricordato qualcosa che mia madre mi diceva quando ero bambino. Mi diceva che se qualcosa fosse mai successo a lei e a mio padre, sarei dovuto andare in una delle città sulla mappa e chiedere aiuto. Ho sempre pensato che fosse parte della storia, quindi non ho mai pensato che fosse un vero consiglio. Pensi che tua madre possa aver suggerito di chiedere aiuto a noi streghe? Suppongo di sì, vedo la logica. Ma non ho idea perché mia madre conoscesse queste cose. Perché abbia suggerito di chiedere aiuto alle streghe? Zefi, pensi che tua madre fosse connessa a una strega in qualche modo? Ma forse era una strega, così, un'ipotesi. Se Zefi non lo sa, c'è un modo per scoprirlo. Mamma, cosa volevi dirmi? Dannazione, farmi sprecare ancora dell'energia. Le mie scuse, gli ordini sembravano molto importanti, dobbiamo trovare l'indizio. Va bene, sbrighiamoci. Sì, signora.
Oh no, sembra che stia arrivando qualcuno. Sono dell'impero. Cosa facciamo? Nascondiamoci sul retro. Non verranno fin qui, vero? Preghiamo di non essere scoperti. Miniamoli, io dico. Cosa c'è? Non lo so, sento qualcosa di dolce, forse profumo? Vabbè, suppongo che qualcosa abbia potuto versarsi l'ultima volta che siamo stati qua. Ma chi se ne frega? Cioè, troviamo quell'indizio. Mi scusi. Parakar aveva ragione, sono qui con l'impero. Zefi, so quello che stai pensando, ma non dobbiamo combatterli ora. Ha ragione. Non abbiamo finito di cercare i tempi della stella e non vogliamo essere mischiarci con l'impero ora. State ascoltando? Sì, non ti preoccupare, va tutto bene. Oh, l'ho trovato. Cosa, davvero? Sì, sul muro. Questo è l'indizio. Tutto quello che importa è che l'abbiamo trovato. Andiamocene. Sì, signore. Si sono fregati il disegno, così ora l'impero sa dove sono i rifugi. Se ne sono andati. Che paura. Mi chiedo cosa abbiano preso. Vediamo cosa è differente nella stanza. Il disegno. Ha ragione, se ne andà, non c'è più. Cosa? Di tutto il ricordo di Zefi? Hanno detto che il disegno era un indizio. Forse qualcuno dell'impero ha realizzato che il disegno è una mappa dei nostri rifugi. Pensi che i cavalieri attaccheranno? Quella mappa aveva anche il luogo degli altri 5 rifugi che non ci sono più. Quelli che sono stati distrutti durante il Carnevale della Morte. Suppongo che vadano prima quelli, ma è solo questione di tempo prima che ci trovino. Ma prima che quel disegno arrivi ai cavalieri, possiamo recuperarlo. Cosa intendi? Quelle persone lavoravano per l'impero, non erano cavalieri. Questo significa che il disegno andrà direttamente all'imperatore. Dopo averlo guardato, sono sicuro che chiamerà il comandante e darà l'ordine ai cavalieri immediatamente. Non possiamo aspettare, dobbiamo inseguirli. Non possono essere molto lontani, corriamo. È strano questo, non li abbiamo ancora raggiunti? Guarda le tracce sulla strada, devono essere a cavallo. Se sono a cavallo non c'è modo di raggiungerli. Cosa facciamo? Non possiamo arrenderci, sono sicuro che i cavalli ci metteranno comunque del tempo per attraversare la foresta. Se tagliamo attraverso la foresta dritti verso l'impero, possiamo tagliargli la strada. Capisco, sembra che combattere nel Wilderness of the Atonement ti abbia insegnato una cosa o due. Andiamo, seguiamo il piano di Zefi, recuperiamo quella mappa ad ogni costo. Corriamo. Così, capitolo 8 subito. Va bene. Vedo la città. Erano qui. Non avrei immaginato che sarebbero tornati così in fretta. Cosa facciamo ora? So che non c'è bisogno che lo dica, ma questo posto è sotto la giurisdizione dell'impero. Non è sicuro per noi andare lì. Vorrevo recuperare la mappa prima che arrivassero alla città, ma sono riusciti davvero a tagliare. Suppongo che abbiamo preso una... So che siamo stati in grado di tagliare la strada. È vero che abbiamo preso una scorciatoia e tutto, ma non lo so. Ehi, non vedo nulla da qua. Lo so, ma se ci avviciniamo di più le guardie ci vedranno. Ma hai la sensazione che ci siano più soldati che l'ultima volta? Guarda, ci sono persone che arrivano. Non pensavo che sarebbero arrivati prima di noi. È troppo tardi. Sono entrati. Siamo anche arrivati qui prima di loro. Tutto quello che abbiamo potuto fare è guardare. Dobbiamo andare nella città e recuperare la mappa. Ma è impossibile superare quelle guardie. Perché non aspettiamo fino a che non cala la notte? Non possiamo, dopo che la notte è scesa, i cancelli saranno chiusi e sarà ancora più difficile entrare. Oh no, non c'è altro modo. Dannazione. Devo fare qualcosa prima che la mappa arrivi al comandante. Guardate, sta uscendo qualcuno. Penso che sia un dottore. È vestito troppo bene per essere un dottore regolare, forse solo per persone ricche. Penso che tu abbia ragione, ma non penso che sia molto furbo se viene qua fuori da solo. Che strano.
perché sta camminando lungo il muro? Sembra che stia facendo una cosa, infiltrandosi, si è nascosto. Forse è preoccupato che le guardie lo vedano. Lo so, perché non lo prendiamo come ostaggio? Allora potremmo entrare facilmente. È una buona idea, Paracarro. Ok, ma tu lo prendi come ostaggio e poi come negozi con loro? Paracarro, non avevi un piano? Non è molto pratico, lasciate che vada a vedere cosa succede. Aspettate qui. Deve essere qua attorno. Uomo dottoroso si chiama questo qua. Buongiorno, cosa sta facendo? Chi sei tu? Mi spiace averla sorpresa, sono con i cavalieri del Requiem. Ah, sei con i cavalieri? Ah, sei vestito come un cavaliere, in effetti. È vero, sembrava sospetto che voi cercassi di stare nascosto, quindi ho deciso di seguirvi. Ah, ho capito. Sì, può sembrare. Il mio nome è Deboston. Sono un dottore, mi spiace per i miei comportamenti sospettosi. Va tutto bene, però devo chiederlo. Cosa ci fa un dottore in queste foreste? Sta cercando qualcosa? Suppongo che se mi metti in dubbio non ho altra scelta che farti vedere. E se sei un cavaliere e lavori per l'impero, suppongo che vada bene. Stavo cercando questo. Una scala? Sì, porta al passaggio sotterraneo che porta dritto all'imperatore. Vengo da una famiglia di dottori, noi abbiamo servito l'imperatore da generazioni, mio padre mi ha detto di questa strada tanto tempo fa. Non posso credere che sia qui, non ho mai pensato che ci sarebbe stato un passaggio che porta dritto all'imperatore. Non avevo idea che questo esistesse. Ci sono solo poche persone che sanno di questo passaggio. Considera questo, se un dottore camminasse attraverso la porta principale per andare a curare l'imperatore, le voci si spargerebbero sul fatto che l'imperatore è malato. Le voci potrebbero spargersi in città e cominciare a mettere paura ai cittadini. Quindi hanno preparato questo passaggio in maniera che possiamo andare a occuparci dell'imperatore con discrezione. Ho capito perché stava facendo tutto di nascosto. Ora ha senso. Questa è la mia prima volta. Ho usato questo passaggio. Ho sentito che non è stato usato da tanto tempo. Nonostante la sua vecchia età, non pensavo che avrei mai sentito che l'imperatore fariseo si ammalasse. Mi chiedo se si è ammalato ora. Ah, e per piacere, tieni questa cosa tra te e me. Certo, grazie, me ne vado. Ciao. Che strano, è rotto? Con questo passaggio saremo in grado di entrare e uscire dalla città senza che nessuno se ne accorga, no? Ho sentito tutto, ottimo lavoro. Cosa? Ehi, vecchietto, sì? Siete streghe? Sì. Va bene. Cosa state facendo? Cosa intendi? Non possiamo andare... non possiamo entrare se questo vecchietto è in mezzo ai piedi. Usa la tua testa, genio. L'abbiamo soltanto stordito, così non si preoccupa troppo. Leghiamolo ad un albero e lasciamolo riposare un po'. Ma è solo un dottore. Mi spiace per lui, ma dobbiamo fare il meglio che possiamo con quello che abbiamo. È un'emergenza, Zefi. Per piacere, cerca di capire. So che dobbiamo recuperare quella mappa, ma a che costo? Vabbè, non è che possiamo, abbiamo stordito, non è che... Suppongo che non abbiamo scelta. Gli è venute le lucette blu. Mi spiace per il dottore, ma se scoprono dove sono i rifugi è tutto finito. Allora, capisci adesso, andiamo. Ok, ma lasciamolo libero una volta che usciamo. Certo, riprendiamo la mappa così che possiamo in fretta, così possiamo liberarlo subito. Va bene, seguitemi. C'è muffa ovunque. Non hanno usato davvero questo passaggio da anni. Hai ragione, sembra che se respiriamo quest'aria troppo a lungo ci ammaleremo. Non ha un odore familiare? Aspetta, quest'aura... che è lì. E figurati. Era un drago, cosa ci fa qui? Suppongo sia entrato qua per caso, questa porta è così vecchia, deve essersi spaccata da qualche parte. Sembra che ce ne siano anche un po' qua attorno. Quell'autore dovrebbe ringraziarmi. Se fosse entrato qua dentro da solo, sarebbe stato mangiato. Beh, suppongo che non c'è garanzia che non faccia la stessa cosa con noi. Dobbiamo mantenere la guardia alta. Facciamo attenzione. Va quanti bei draghi che compaiono.
Le barre a me non sembrano scendere adesso, posso dirlo. Tra l'altro, ci sei ancora Marcio. Un'altra cosa che tu non sai è che nel Witch's Workshop noi possiamo fare del mix delle di Elisir. Ok? Per esempio, noi adesso siamo a livello... Che livello siamo noi adesso? 36. Ok? Noi siamo a livello di 36. Possiamo creare dei livelli che vedi in alto che hanno dei livelli. 13, 14, 16, 18, 20, 22, eccetera, eccetera, no? Questi Elisir che andiamo a creare... Ok, tipo ne creiamo uno di livello 37, ti faccio un esempio. Ok. Li creo con degli oggetti che trovo nei dungeon. Ok. Li creo con delle anime che trovo nei dungeon che mi danno delle caratteristiche differenti. Sotto vedi che mi dice è un catalizzatore utilizzato per fare l'Isir e ti dice di che rango sono le cose che escono. Ok. A destra ti dici i drop possibili. Perché? Perché sono degli Elisir che io faccio bere a uno di noi. Questo genera un drago che droppa oggetti per il personaggio che l'ha bevuto. Ok? Quindi mettiamo che io voglia, per esempio, dare un oggetto. Ecco, in questo caso qua, vedi, qua droppa delle armi di sicuro. Più 2, più 4, più 3, più 6. Qua droppa delle armature di sicuro. E qua può droppare armi o armature, secondo come cavolo gli gira lui. Ok, diciamo che io voglio prendere un'arma più 2, dado più 2 più 4. Quindi metto il Silver Fang, preparo lo Star Elixir. Poi prima di fare tutto questo salvo magari, che mi sembra un'idea intelligente. Ok, poi uso l'Elisir, che era lo Star Elixir più 2. Lo faccio bere a Minessa. Ok, lei si beve l'Elisir. Parte la musichetta. E questo è un drago di livello 37. Che è sensibile al buio. Sai che io non ho buio? E quindi faremo senza. Quanti attacchi? Posso anche mangiarmeli? 41, sì, posso anche mangiarmeli. In questo caso, questo drago qua noi l'avevamo già divorato e quindi non mi ha dato niente. Va bene, lui mi è svenuto. Che è un problema secondario. Possiamo andare a ucciderlo con allegrezza. E vedi, mi ha droppato una mazza più 2. Esatto, se faccio un registro troppo alto non lo batto nemmeno. Può darsi che io non lo batta, è possibile. A questo punto ho fatto una mazza più 2 e poi vado a vedere se mi serve.
Nello specifico, alza un sacco l'attacco magico. L'eravamo fatto con l'attacco fisico. L'avevamo fatta con l'attacco fisico, non con l'attacco magico. Boh. Qua le alzo un po' tutto e le abbassa relativamente di poco l'attacco magico. Quindi diamo la celestia a Maiden Mace. Tu non hai altre statistiche. Tu non servi. E tutto il resto non sappiamo cosa sia. Va bene. E questo è come funziona il crafting in questo gioco. Te devi menare pure per il crafting. Va bene, e questo qua era Dragon Star Warrior episodio 9. Tra l'altro non ho assolutamente guardato ancora quanto è lungo Dragon, perché non era così lungo Dragon Star Warrior, se non mi ricordo male. Abbiamo già fatto 18 ore almeno. Su 18 ore. 18-20 ore, quindi siamo verso la fine del gioco. Non so quanto verso, ma verso. Stanno ancora una live o due. Completista da 25 ore. Episodio 9, siamo all'ottavo capitolo, una buona media. Sì, oggi ne abbiamo fatti due, capitoli. Siamo andati veloci, cioè, sì, fatti due. Il gioco me l'hanno mandato gli sviluppatori, anzi, la casa produttrice, ma sì, è su Steam. C'è anche il link che è passato, guarda, è poco più sopra il link. C'è anche su Humble Bundle. A me l'hanno mandato loro. Va bene, io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Purtroppo i JRPG, se non sono Dragon Quest o Final Fantasy, hanno pochissimo riscontro su Twitch. E questo mi spiace molto, perché secondo me è un bel giochino. È carino, la trama è simpatica, i disegni sono belli, eccetera, eccetera. C'è molta storia, c'è molta, molta storia. Che forse è una cosa che, per uno che passa da qua, arriva all'episodio 9 e comincia a vedere me che racconto cose di personaggi che non sa chi siano, può essere un problema, ecco, mettiamola così. Va bene, io vi ringrazio della compagnia questa sera, noi ci vediamo domani sera e che iniziamo un gioco nuovo, del quale probabilmente saranno un paio di episodi, facciamo la serie, credo. Se è bellino, facciamo la serie. Noi ci vediamo domani. Grazie alla compagnia, è sempre un piacere, grazie alle donazioni, grazie dei follow, grazie del tutti gli annessi connessi. E buonanotte, ciao! Grazie Skyfall del follow, benvenuto su Andessa Sari Pixels.